Siamo qui oggi per parlare di un tema interessante su un anonimo studentesco con un esimio sindacalista. Il tema del sonnambulismo studentesco di cui ci occuperemo questa conferenza è sottolineato da questo libro, il cui titolo è Lo studente etereo. Importante e fondamentale per la comprensione del rapporto necessario tra studenti e lavoratori nella lotta per la libertà. A questo punto direi un libro glorioso che vi consiglio di non leggere. In ultima analisi, parlare di libertà viene spontaneo. La libertà ci viene data dalle istituzioni che ci ha dato il pluralismo democratico che ha contraddistinto gli ultimi 30 anni. Le istituzioni devono essere portate avanti dai giovani ed è per questo che si devono impegnarsi nella scuola, che è il loro mondo, per ottenere un futuro di felicità, senza crisi, disoccupazione, cassa integrazione, nella misura in cui, in ultima analisi, il mio è un discorso sulla scuola, sulla sua utilità politica, sociale ed economica, che non viene negato da nessuno. Scuola maestra di vita e di insegnamento per le generazioni future. Voi dovete essere liberi nella coscienza, spogli da ogni pregiudizio. Dovete svegliarvi dal vostro sonnambulismo, perché la gente vede in voi, nella scuola, l'unica componente di progresso. La gente si interessa realmente della scuola, ai suoi problemi, determinando una partecipazione che mette nello stesso piano professori, studenti. Basta, smettila, vattene, basso politicante di infimo ordine. Ma non vattene, ma chi è? Taglia. Il capo chi è? Sì, qua? Sono io. No, sono io. Basta, vattene. Vuoi andartene o no? Vai fuori. Cosa guardate? È già finita.